Nel corso del 2017, Microsoft ha consolidato la politica del Play Anywhere, grazie alla quale tutti i titoli in uscita su Xbox saranno disponibili anche sullo store di Windows 10, e inoltre ha visto esordire sul mercato la tanto attesa Xbox One X, la nuova piattaforma casalinga che si è imposta nel panorama videoludico come la console più potente mai creata. Sulla scia di questi successi, nel 2018 il colosso di Redmond si prepara a lasciare un segno nel settore con una serie di prodotti dotati di una direzione artistica davvero magnetica. Al timone della nave di esclusive Microsoft per il prossimo anno troviamo Sea of Thieves, avventura sandbox a sfondo piratesco da giocare con un gruppo di amici. L'open world del gioco è stracolmo di attività e località esotiche da esplorare per scovare ricchi tesori. I capitani più temerari potranno anche issare la bandiera nera e andare a caccia di altre navi da affondare. Durante gli scontri, inoltre, sarà essenziale la collaborazione tra i membri dell'equipaggio. Grazie alla presenza di simili elementi cooperativi, Sea of Thieves promette insomma ore e ore di spensierato divertimento. Nonostante sia sparito dai radar da troppo tempo, il sequel del meraviglioso Ori and Blind Forest dovrebbe giungere sui nostri scaffali nel corso del 2018. Ori and the Will of the Wisps è previsto in esclusiva per Xbox One e PC. Il nuovo progetto di Moon Studios proporrà lo stesso stile di gioco del predecessore, offrendo agli utenti Microsoft un adventure in due dimensioni caratterizzato da alcune sequenze platform e da un art design indubbiamente incantevole. Quella di Crackdown 3 è una storia travagliata. Annunciato nel 2014, il gioco è stato rimandato più volte, ed ora l'uscita è fissata nel corso del 2018. La produzione firmata Sumo Digital promette azioni al cardiopalma e un arsenale di tutto rispetto. Purtroppo Crackdown 3 non si è dimostrato troppo in forma nelle nostre ultime prove e speriamo quindi che il tempo che lo separa dall'arrivo nei negozi permetta al team di limare tutte le problematiche, così da dare al titolo una personalità unica e riconoscibile nel panorama degli sparatutto in terza persona. State of Decay 2 punta a superare tutti i limiti del predecessore, partendo da un miglioramento del gameplay fino a una revisione di alcuni degli elementi più importanti della produzione, come il comparto gestionale e le fasi esplorative. Il team Undead Labs ha poi deciso di introdurre una modalità cooperativa per 4 giocatori. Se non siete ancora sazi di giochi a base di zombie e sopravvivenza, quindi, State of Decay 2 è un titolo da tenere attentamente sott'occhio. Quello di The Last Night è un mondo in cui gli uomini non lavorano più, sostituiti da legioni di automi. In questa società, ogni individuo vive un'esistenza sommersa dal tempo libero. Charlie, il protagonista, ha subito un incidente che lo esclude da molte attività svolte dai suoi coetanei. Disgustato dalla realtà che lo circonda, decide quindi di prendere in mano la situazione e riscattare la propria condizione. In The Last Night seguiremo le sue peripezie, esplorando un'ambientazione dotata di una straordinaria estetica cyberpunk in pixel art, con ispirazioni artistiche e sonore che lo rendono, senza ombra di dubbio, uno dei giochi più intriganti in uscita il prossimo anno. Sviluppato dal team neozelandese Aurora 44, Ashen è un titolo RPG previsto durante il 2018 in esclusiva su piattaforme Microsoft. Nei panni di un viandante senza volto, il giocatore dovrà esplorare un ampio open world, in cui potrà imbattersi casualmente in altri utenti con i quali affrontare dungeon popolati da mostri terrificanti. Grazie anche a una direzione artistica piuttosto affascinante, Ashen potrebbe rivelarsi un prodotto estremamente innovativo, nonché uno dei giochi più interessanti della lineup del colosso di Redmond. Supportato da un immaginario ricchissimo di suggestioni, The Artful Escape of Francis Vendetti è in parte un action game a scorrimento laterale, in parte un'avventura grafica in cui potremo, con le nostre decisioni, influire sull'evoluzione del protagonista. Un titolo dal concept accattivante e dallo stile unico, un insieme di generi piuttosto eterogeneo ma comunque molto intrigante, in cui spicca una colonna sonora semplicemente eccezionale.